attacchiamo e siamo anche istintivi. Quindi dobbiamo compensare queste due nostre parti. Quindi immaginate una vita così. Come può essere? Con liberi di essere, pensare, dire, amare, fare, piacere e avere, secondo voi non avete quella carica per ottenere tutto ciò che volete? Può aiutare? Invece ci hanno insegnato che per avere questo bisogna avere un ruolo nella vita, bisogna essere, bisogna avere. Il problema è che la logica consumistica dell'avere ci ha portato a identificarci in ciò che abbiamo e nei nostri ruoli, e quando questi vengono a mancare tendenzialmente abbiamo una crisi d'essere. E qui il motivo per il quale io non mi voglio identificare in ciò che faccio. Domani magari farò un altro lavoro, non lo so. Però la mia identità me la porterò sempre con me, sempre in evoluzione. Ok. Ci dicono che i pensieri sono delle interpretazioni di ciò che accade all'esterno di noi, creano delle emozioni, quindi ci danno la motivazione per agire, ok? O non agire. Queste tre componenti ci danno un risultato. Questo nuovo risultato mi creerà un nuovo pensiero. L'insieme dei pensieri mi darà un'identità, perché sarà un insieme di risultati. Se non mi piace questo, posso cambiare il tipo di pensiero, tipo di emozione, tipo di azione, e quindi subentra il grado di fatica. Io posso ottenere anche solo senza il pensiero, senza l'emozione, il problema è che farò fatica 100. Se inserisco il pensiero farò fatica 75, se inserisco le emozioni farò fatica 30, se inserisco l'identità farò fatica 0-10. Pensate invece di sapere già che cosa voglio. Quanti di voi sanno che cosa vogliono? Ok. Attenzione, è quello che volete voi o quello che gli altri vogliono per voi? No, quello che voglio io. Il famoso, vi ho detto prima, religioni, mi rilego all'uno, mi rilego all'io, quindi a me. Mi riporto a me. E lì è quella vocina che ti dice fai così, fai cosà. Poi arriva invece l'altra voce che dice no, non farlo, perché non sta bene, cosa ti succede, lascia stare. E quel perché, il dialogo, quello che viene chiamato il dialogo interno, incomincia fino a quando continua. Infatti quando hai una cosa riesci a tenerla, dopo un po' chissà perché la perdi. Lì è un'altra credenza. Perché cambia. Ok. Secondo te tutto ciò che ottieni lo perdi? Sì. Tra uno e l'altro meccanismo. Perché? Ok. Ho detto prima che siamo fatti di energia, adesso vi farò vedere quel filmato che vi ho detto prima, e questa famosa energia che ci crea la materia è dettata dal pensiero e dalle emozioni. Il non me lo merito, se io penso di non meritarmi una cosa, perché la devo mantenere ciò che ottengo? Automaticamente creerò un campo magnetico che respingerà questa cosa che ho ottenuto. Se la mia credenza è quella, si chiama profezia autoavverante. Sì. Stasera parliamo di, vi ho detto, blocchi emozionali inconsci. I blocchi emozionali sono tre tipi. Uno è karmico, un qualcosa che ci portiamo avanti da altre vite. Anche qua vi chiedo un attimo di... Per chi non ci crede, non crede nella reincarnazione, poi vi darò dimostrazioni scientifiche, è difficile da capire adesso. Quindi noi, la teoria dell'evoluzione spirituale dice che noi abbiamo diverse vite
E quindi in ogni vita noi impariamo un qualche cosa, facciamo delle esperienze o non le facciamo. Il karma non è io ho il karma e me lo porto avanti così. Il karma semplicemente è un registratore che registra ciò che avete ottenuto, ciò che dovete ancora ottenere e tutte le abilità e le capacità che avete imparato. E questo è il karma. Ma ancora più importante, e tante volte non se ne parla, è il dharma. Il dharma è un qualcosa che ci indirizza, è diciamo la nuova missione, la tabella di marcia di questa vita. E all'interno del dharma ci sono anche le, visto che siamo bravi noi, ci siamo dati anche le risorse per ottenere ciò che vogliamo. Prima di andare avanti vi faccio vedere l'intervista che è stata fatta da Bracchino, sapete chi è Bracchino? Giornalista, a Top Secret. Era una serata dedicata ai fantasmi, quindi si parlava di un qualcosa di sconosciuto, di qualcosa di non visibile. Ha intervistato questa astrofisica che è una delle mamme della fisica organica. La fisica racchiude tutto ciò che è la meccanica e tutto ciò che è la biologia. Però vi ho detto prima che i vecchi concetti della fisica erano quelli della fisica newtoniana, dove tutto era visto come materia, tutto leva, cioè tutto per la fisica, per la medicina newtoniana, se hai male al braccio ti tolgono il braccio. Per la fisica quantistica, se hai male al braccio è perché comunque la tua energia. Per la fisica newtoniana, se stai male ti curo con le medicine. Per la fisica quantistica, se stai male ti curo con l'energia. E una cosa che, tornando sempre al discorso della dimostrazione scientifica, ho sentito che, mi sembra a Bologna, stanno facendo interventi di chirurgia senza anestesia, con l'ipnosi, in casi che non sopportano, persone che non sopportano più il farmaco, l'anestetico, stanno utilizzando l'ipnosi. Quindi anche la medicina tradizionale si sta evolvendo, si sente parlare più di acupuntura. Sempre nell'Emilia si vede che hanno la mentalità più aperta, hanno aperto il primo ospedale di medicina alternativa riconosciuto dall'ASL, eh? Quindi si parla di agopuntura, si parla di omeopatia, si parla di ipnosi, si parla di riequilibrio dell'energia, ed è stato comunque autorizzato dall'ASL, cioè è riconosciuto dall'ASL. Quindi vuol dire che, anche perché il medico tradizionale a oggi, ma un po' tutti noi facciamo fatica, se continuiamo a pensare come pensavamo prima, facciamo tutti fatica ad ottenere delle risposte, perché fino a qualche tempo fa, anche nel lavoro, chi è che di voi fa il venditore? Ok, il venditore, la vendita era meccanica. Ok? Si imparavano le tecniche, le mezza presa Nielsen, cioè tutte tecniche automatiche, ma oggi non funzionano. Perché dall'altra parte ci sono filtri e più io cerco una tecnica più dall'altra parte ho chiusura, e quindi anche lì si lavora sulla motivazione, si fanno i corsi di motivazione. Il problema è che la motivazione è un qualcosa che non si compra, non si trova fuori, si trova grazie al nostro equilibrio. Ok? Vi faccio vedere quel filmato e poi andiamo avanti. Aspetta Aldo che qua si è spento. Allora, dura 6 minuti, ma credetemi ne vale la pena. Si vede? Ok. Momento di
presentarvi il nostro primo ospite, o la nostra prima ospite per essere corretti, visto che si tratta della signora Giuliana Conforto, buonasera, buonasera. Astrofisica, che però ha fondato una nuova disciplina, la fisica organica, ha scritto anche questo libro, vedete, Giuliana Conforto, Universo Organico. Prima però di parlare di questa sua cosmogonia, se mi posso permettere, se non è eccessivamente presuntuoso questo termine, una domanda ovviamente sul servizio che abbiamo appena visto. Che cosa ne pensa di questi tentativi di dare una dimostrazione, tra virgolette, scientifica del fantasma, di fenomeni che non riusciamo a comprendere, che chiamiamo fantasma? Poi anche sul termine fantasma dovremmo fare delle precisazioni, sì, no? Certamente, ma indubbiamente è interessante, diciamo, si aggiunge un'altra prova. Quello che invece secondo me